Come si combatte questa ondata di caldo? Io sono a fare una passeggiata, ma stando a casa sul divano. Lucifero, l'anticiclone africano, era stato annunciato ed adesso è arrivato, portando con sé la settimana più calda dell'estate. Da oggi le temperature hanno iniziato a salire anche nell'Aretino. L'apice si dovrebbe raggiungere però solamente il prossimo sabato, quando si potrebbe toccare il picco di 40 gradi. Ci si butta a fiume, da qualche parte. Ora siamo in ferie, ora si è iniziato, quindi mare, vedrai, da morirci. Troppo. Temperature dunque roventi e così l'appello all'attenzione è rivolto a tutti, con particolare premura per gli over 70. Innanzitutto la maggior parte degli anziani vive in benessere e in autonomia, però assume dei farmaci, quindi si trattano le loro terapie croniche, e con questi farmaci spesso sono farmaci che abbassano la pressione, favoriscono la disidratazione, quindi in questo momento l'attenzione è quello di non esporsi al sole ad alte temperature, quindi niente sole diretto dalle 11 alle 5 del pomeriggio. L'altra raccomandazione è l'idratazione e i sali minerali. Sicuramente l'anziano spesso riduce la percezione della sete e quindi tende a bere poco, e in questo caso con questi caldi invece è importante o controllare che l'anziano assuma almeno un litro di liquido al giorno, minimo anche un litro e mezzo. Poi possiamo utilizzare altre forme di liquidi che non siano acqua, il cocomero per esempio è una quantità di acqua, il gelato, un bicchiere di gelato.